Ritrovati ragazzi in questo nuovo episodio dedicato come al solito alla fotografia di ritratto. Oggi torniamo a scattare all'aperto e torniamo a scattare utilizzando la luce artificiale, in questo caso luce flash, e lo facciamo con l'R200, questa ring light della Godox. Anzi, ti consiglio di visionare tutti i video che ho caricato in precedenza se vuoi più informazioni in merito proprio a questo flash anulare di Godox, che è decisamente interessante. L'abbiamo utilizzato ovviamente con la D200 Pro, dal momento che devi avere questo flash se vuoi farla funzionare, e abbiamo anche utilizzato un semplice ma potente AD100 Pro come backlight. Qui non abbiamo utilizzato nessun modificatore, abbiamo utilizzato solo la griglia, abbiamo impostato la parabola a 50 mm, scusate, e qui abbiamo utilizzato una semplice ombrella riflettente argentata da 105 centimetri. Ok ragazzi, quindi guardiamo il backstage. Ti consiglio di rimanere fino alla fine, specialmente per tutti coloro che magari erano utenti Canon e sono passati a Sony, perché questo adattatore che ti parlerò nel video di oggi è decisamente interessante. Ci vediamo dopo. Ragazzi, siamo così arrivati al termine di questo video, spero che questo backstage ti sia piaciuto, e come avrai ovviamente potuto osservare utilizzo molto spesso 135 mm lente che amo, e quindi mi voglio proprio riallacciare, anche se non è il caso del video che ti ho portato oggi, di questo adattatore. Allora, come ben sapete, io utilizzo sia Canon che Sony. Ci sono degli obiettivi ovviamente che me li terrò sempre perché ci sono decisamente affezionato, di Canon, come l'85 1.2 e 135 mm, che vorrei proprio utilizzare con la Sony. Allora, l'85 1.2 ovviamente, come avete capito, ho abbandonato questa idea e ho preso l'85 1.4 della Sigma. Per quanto riguarda il 135 mm ho ovviamente già valutato un acquisto che vedrete molto presto nel canale, però fino adesso ovviamente avevo voluto utilizzare 135 mm anche su Sony, e l'ho fatto, chi ovviamente guarda i miei video, l'avevo fatto proprio con l'adattatore sia della Sigma, l'MC11, con scarsi risultati,
e con il Viltrox, che era decisamente ed è attualmente quello che consiglio di più dopo ovviamente aver provato questo che adesso ti parlerò, ovviamente velocemente perché voglio proprio fare un video dedicato dal momento che è un prodotto decisamente interessante. E sto parlando del Make, questo adattatore che ti permette proprio di utilizzare lenti con attacco EF/FS su fotocamere Sony. Ok ragazzi, voglio parlarti velocemente anche della mia esperienza che ho avuto con altri adattatori che ti permettono proprio di utilizzare lenti con attacco F su fotocamere della Sony. Quindi partiamo dalle origini. 5 anni fa Sony A7003, una PSC che utilizzavo proprio per registrare i miei video proprio su questo canale, e ho pensato di acquistare l'MC11 anche perché avevo parecchi obiettivi della Sigma, e l'MC11 funziona bene anche in modalità autofocus continuo, quindi ti permetteva proprio di registrare dei video. Invece quando andavi a utilizzare la classica lente Canon con attacco F, solamente la modalità autofocus appunto singolo e quello centrale, cosa che faccio totalmente anche a giorno d'oggi, ok? E non è per me un problema. Poi ho venduto la PSC della Sony e recentemente, 2 anni fa, ho preso la 7C, una full frame. Quindi ho pensato di acquistare un adattatore economico che però mantenesse tutti gli automatismi, anche la cattura dell'occhio, e sono andato a prendere il modello della 7Artisan, azienda cinese che costruisce obiettivi, sicuramente l'avete sentito nominare, però da caratteristiche manteneva tutti gli automatismi, però con i miei obiettivi, il mio possesso, praticamente nessuno funzionava in maniera adeguata, quindi l'ho abbandonato, l'ho messo nel cassetto. Poi come sapete 2 anni fa ho provato il modello della Viltrox, che è praticamente quello che consiglio di più, che faceva funzionare bene l'85 1.2, 16-35, 35 mm ovviamente sempre con il punto singolo, però il 135 mm non funzionava, ok? Praticamente non avevo speranza, fino a quando proprio è arrivato il modello che ti sto parlando in questo video, il modello della Make, che mi ha dato la soddisfazione finalmente di utilizzare questo 135 mm e lo fa, da quello che ho visto, in maniera decisamente valida. Allora, innanzitutto facciamo una piccola precisazione, perché devo ovviamente farlo perché voglio essere corretti con voi. Stiamo parlando di un utilizzo sì di obiettivi su fotocamere Sony, obiettivi con attacco F, però scordatevi che il funzionamento sia come gli obiettivi nativi proprio con attacco e mount, ok ragazzi? Secondo me l'utilizzo migliore che potete avere proprio utilizzando le lenti della Canon è utilizzando sì questo adattatore o anche quello della Viltrox, però punto singolo e autofocus ovviamente no continuo. Questo ci tengo a specificarlo perché ovviamente potrete avere delle brutte sorprese. Magari fate delle prove a casa, sembra che vada tutto bene, poi quando siete ovviamente il location lo state utilizzando proprio per lavoro, avrete ovviamente delle brutte sorprese. Quindi il consiglio che ti do io è sì di utilizzare questo adattatore che adesso ti farò vedere, ma di utilizzarlo sempre in modalità appunto singolo, ok ragazzi, e punto centrale, dopo ricomponi e al giorno d'oggi tranquillo che la foto viene a fuoco lo stesso senza nessun tipo di problemi, ok ragazzi. Allora, il modello è della Make e ha la particolarità che è decisamente molto interessante, che ti permette proprio di utilizzare anche dei filtri ND. Questo è un filtro ND che ti viene dato proprio nella confezione, che toglie dai 3 stop fino a un massimo di 9 stop, quindi una cosa assurda che non andremo mai a utilizzare a meno che non sei un fotografo di paesaggi, ok? È molto utile specialmente per chi utilizza proprio i flash e non vuole ovviamente scattare in iSync, e questo è un filtro che è decisamente utile. Lo inserisci, l'abbiamo già visto proprio sugli adattatori che aveva fatto Canon quando aveva proprio messo nel mercato le loro mirrorless, ok? Quindi non è l'uovo di Colombo, però è una cosa decisamente molto utile. Ovviamente se non vuoi utilizzare i filtri puoi utilizzare un semplice vetro che andrà ovviamente a proteggere dall'entrata della polvere, perché ovviamente se non metti nessun filtro qui avrai un'entrata che ovviamente è consigliato ovviamente chiudere, e lo fai proprio con questo filtro che non conta praticamente nulla perché è solo un pezzo di vetro, ok ragazzi? Quindi ragazzi, per quanto riguarda più informazioni in merito proprio a questo adattatore, farò un video dedicato perché voglio provarlo e testarlo anche con
un 135 che ho intenzione di acquistare molto presto, quindi vediamo le differenze. Ok ragazzi, quindi rimani collegato, iscriviti al canale. Io ti ringrazio per il momento di aver visto il video fino a questo punto. Come al solito, se hai domande ti aspetto qui sotto nei commenti. Se il video ti è piaciuto lascia un like. Io ti saluto e alla prossima, ciao.